vincere è sempre un mix di passione, di coraggio, di forza. Ripeto, insomma, noi ci siamo. Le 3-2 per l'Esperia San Donnino, bravissimo dopo lo svantaggio momentaneo, dopo il momentaneo 2-1, dopo la doppietta dei Giubbi, a riprendersi ed a sferrare e a legnare un 1-2 micidiale che l'ha condannato alla terza sconfitta in questo campionato in 11 giornate. Siamo qui però adesso a fine gara con Silvano Baldassari, presidente dell'Audace Legnaia. Silvano, te lo chiedo subito a caldo, un tuo commento sul risultato di oggi e l'episodio finale, il rigore di Argenti al 39esimo del secondo tempo. Secondo te c'era o no? Ma sai, è sempre difficile giudicare l'operato di un arbitro e purtroppo quando ha fischiato e ha dato rigore, cioè, sono quei rigori che forse si danno. A noi oggi è mancato un pizzico di fortuna perché non credo che l'Audace Legnaia meritasse di perdere la terza squadra. Comunque non è questo l'episodio che ci potrà fermare. Siamo convinti per una corsa verso gli altri classifiche di questo campionato. Silvano, oltre alla fortuna, cosa pensi che sia mancato a Legnaia? Ma sai, vincere è sempre un mix di passione, di coraggio, di forza. Ripeto, insomma, noi ci siamo, abbiamo lottato, forse il primo tempo un po' più sottotono, nel secondo tempo sicuramente siamo entrati con un'altra squadra, siamo entrati con un altro piglio, eravamo sul 2-1, avevamo la partita a mano, purtroppo ci sono anche degli episodi che ti condannano. A noi ci hanno condannato gli episodi perché io, devo dire la verità, non ho visto poi un gran gioco da parte di loro. Queste pallonate venivano da dietro, le portavano a questi due o tre ragazzi veloci davanti, hanno trovato questo forse rigore e ci hanno superato. Il calcio purtroppo è così, Quindi, purtroppo per noi. scusa, quindi come giudichi complessivamente la prestazione dei ragazzi? Ma io la giudico bene anche perché insomma, quando i ragazzi scendono al campo. A me sembra che diano sempre un Dio in massimo, però il 99%. Insomma, i nostri poi sono abituati a un'intensità, io seguo anche gli allenamenti, vedo che si impegnano sempre, e comunque. Hai qualche domanda, Armando, da fare dallo studio? Scusa, Armando, ti sento. Non sentivo. Dimmi. Lasciate a te, no? Allora, ecco. Sai, è un po' inaspettata, però voglio usare una frase di Mister tempo fa, e l'appetito viene mangiando, quindi noi siamo saliti su, tranquillamente facciamo la nostra partita, sabato dopo sabato, e cerchiamo di andare verso, te l'ho detto, verso le posizioni più alte. Non è certamente l'infortunio odierno che ci può fermare, insomma. Grazie a te, grazie, grazie. Ciao.